Benvenuti al Bianco e Nero. Il film che vediamo oggi è Shusha. Anno di produzione 1946, regia di Vittorio De Sica. Ne sono interpreti Franco Interlenghi e Rinaldo Smordoni. Due giovani Shusha, questo termine è l'adattamento dall'americano Shushiner, e cioè lustrascarpe, sognano di comprarsi un cavallo bianco, un meraviglioso cavallo bianco, tutto per loro. Per raggiungere il loro obiettivo però rimangono coinvolti, loro malgrado, in un furto che li porterà al carcere minorile. La fuga da riformatorio, vedremo, sarà ancora più tragica, ma lo scopriremo nel film. Insieme a Roma città aperta, a Paisà, Shusha è considerato uno dei tre capolavori del neorealismo italiano. Costato meno di 1 milione di lire, pensate, incassò in America oltre $1 milione, mentre quando uscì in Italia fu un mezzo fiasco, una cosa un po' strana. Addirittura prese l'Oscar come miglior film straniero. Il film è forse una delle espressioni migliori dell'accoppiata De Sica-Zavattini, quella che risponde di più alla famosa teoria del caffè e latte, dove il latte era De Sica e il caffè era Zavattini, il grande sceneggiatore che insaporiva appunto il latte. Ma ora è venuto il momento di vedere Shusha, a noi produzione 1946, regia di Vittorio De Sica.